i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio record dei venerdì 9 agosto 2024. Siamo alla vigilia di Lecco Milan futuro. Ci avviciniamo, oggi è vigilia, quindi è giorno di conferenza per quanto riguarda mister Baldini, la prima conferenza prepartita della stagione. Di conseguenza insomma abbiamo questo momento di avvicinamento, prima partita ufficiale della stagione. Ha già parlato mister Daniele Bonera, orgoglioso dei ragazzi. Andate tranquillamente a trovare la sua intervista su Milan TV. Bonera, che è l'allenatore del Milan futuro, è uomo Milan, era inserito nello staff di Pioli. Vogliamo passare il tour, ho ampie garanzie per fare una buona partita, quindi non arriverà insomma un Milan non in dismissione evidentemente, perché è impossibile, però comunque arrendevole, almeno non sulla carta. Non è questa la premessa, è una squadra strutturata che vorrà far bene, che è la prima, alla prima partita della sua storia, quindi sicuramente ci sarà una carica emotiva anche per il seguito che si pensa possa essere, a parte insomma della dirigenza di Fonseca, via dicendo. Insomma, poi quelli li ritroveremo eventualmente allo stadio Rigamonti. L'altra info che vi do per Lecco Milan futuro è il superamento di quota 2000 biglietti venduti. È un dato che vi do con certezza. Io ieri vi ho detto se andiamo avanti così arriviamo a 3000. Beh, è venerdì, io immagino che tante persone magari oggi tergiversino per dire vediamo cosa facciamo sabato, però sai che sabato alle 9 bello orario, arrivi in città e dici ma sai che c'è, ma vado a vedermi la partita, fai in tempo anche a cenare se non trovi particolare traffico e strada, no? Quindi io l'asticella la metto là, dobbiamo essere ambiziosi, un pochino visionari, però il clima è di quelli positivi. Cose invece che siamo certi sono successe nella storia. Stagione 2009-2010, il ritratto blu celeste del giorno, inizia presto. 2015 si era giocato prima del 9 agosto. Si inizia come al solito con la Coppa Italia di Lega Pro, che è già Serie C, imperniata su gironi di 15 squadre con incontri in sola andata. Prima in classifica, al termine passa al turno. I blu celesti sono inseriti nel girone B con Rodengo Saiano, Pavia, Legnano e Prosesto. 9 agosto 2009, Lecco di Magoni è ospite per la prima giornata dalla Prosesto. Si finisce sull'1-1, passano i vantaggi per padroni di casa con Fumarolo all'ora di gioco, pareggia Marco Sau su calcio di rigore al 64esimo. Questo è il ritratto blu celeste del giorno, grazie a Lanfredo Birelli, che però ci ha fornito i dati per quanto riguarda la carriera in blu celeste di Riccardo Melgrati, che come vi avevamo detto nei giorni scorsi, soprattutto ieri, era vicino all'addio e va chiesto la cessione alla spalla, quindi era questione per le società di parlarsi, trovare un accordo che è stato raggiunto. Quindi Melgrati è stato lasciato libero di trasferirsi nella bellissima Ferrara, quindi nelle terre degli estensi. Sicuramente passa da una bella città, un'altra insomma bella e carica di storia, così come la nostra. 2022-2023, Riccardo Melgrati fa 33 presenze da titolare in campionato, però ricorderete sicuramente che venne preso per fare il titolare, poi venne preso Stucchi, Melgrati finì addirittura fuori dalle rotazioni, nel senso che finì in tribuna con Tacchinardi. Estate disastrosa proprio a livello personale, il Covid, quindi preparazione tagliata. Lui arrivava da svincolato dopo l'esperienza con il Pontedera semestrale da titolare con Salvezza, si allenava già prima dell'inizio della stagione a Monza con Alessio Locatelli per farsi trovare pronto. Buone premesse di volontà, però purtroppo inizio disastroso, poi la morte della mamma purtroppo arrivata sul finire del mese di agosto, e sportivamente poi le cose non sono andate bene con
40 chilardi, proprio c'è stato un rapporto totalmente negativo. Arriva Foschi, resetta, Melgrati gioca, prima partita col Mantova, fa bene, non lo toglie più nessuno, si toglie tra virgolette una volta da solo, prendendosi la quarta ammonizione per perdita di tempo sul campo della Pergolettese in quel disastroso primo turno del 2023. Stucchi gioca quella dopo con il Vicenza, fa i miracoli, tra l'altro si vince 3-0, Melgrati ritorna e ricomincia dove aveva lasciato, insomma facendo grandi cose tra i pali e trascinando il Lecco insieme ai suoi compagni alla promozione in Serie B, 8 presenze ai playoff. Lo score di quell'anno parla di 19 successi, 12 pareggi e 10 sconfitte, con 42 reti subite, 15 clean sheet, 7 gialli totali, che sono tantissimi per un portiere, e 3.720 minuti disputati. Confermato in B, firma un biennale, presenze sono 23, tutte da titolari, una sostituzione per infortunio a Modena, 45 minuti divisi con Saracco che debutta in blu celeste, lo fa anche bene, al ritorno si fa 0-0 il primo punto da 50 a quella parte, 5 vittorie, 4 pareggi, 14 sconfitte, meno 50, che porta il totale a meno 91, 3 soli clean sheet, una ammonizione, 2025 minuti disputati. Sapete anche, insomma, non era esattamente uno dei preferiti del direttore Fracchiolla, insomma non è neanche un mistero che nello spogliatoio si sia rivoltato contro il suo dirigente, in quell'occasione ha detto anche di uno stesso sulla pubblica piazza. E appunto Melgrati ha vissuto una stagione molto complessa, al di là degli infortuni che si sono ripetuti in più di una circostanza. Gli è stato preferito Saracco per un periodo, a gennaio arrivò la manna, subito infortunio, ne abbiamo parlato proprio ieri che era il suo compleanno. La situazione di Casiglia non è che definisco tragicomica, perché c'è poco di comico, è tragico quel punto lì raggiunto con Chico Casiglia, arrivato, guardato, si è allenato e scappato letteralmente in Spagna. Melgrati ha ricominciato a giocare, comunque alternato con Saracco, la manna ha tornato, 2 presenze. Melgrati ha concluso la stagione con Malgrati, ha vestito la fascia da capitano in occasione di Parma-Lecco, la partita che ha sancito la definitiva retrocessione in Serie C con soli 26 punti all'attivo, e insomma ha salutato nel suo post su Instagram tradizionale, ha elencato vari momenti, ha parlato di quello che insomma è stato il suo percorso biennale ricco di tanti altissimi e tanti bassissimi, anche per grandissime parate e grandissimi errori. Insomma la scorsa stagione mettiamo sulla vetta Palermo e nel basso fondo la gara interna col Pisa, no? Il gravissimo errore commesso in occasione della punizione di Miguel Veloso, questo per far capire quanto veramente abbia vissuto tutta la scala, dal nero al bianco, con tutta la scala di grigi in mezzo. Chiaramente poi col tempo ci rimarranno, perché la memoria è selettiva, tutti i ricordi positivi, Cesena, Foggia, i grandi momenti di squadra come quello di Pordenone, la cavalcata, i 4 clean sheet di fila con il 4-0-0 di fila, con lui sempre grande protagonista in quelle circostanze a salvare il risultato. Insomma se ne va un grande protagonista di questo biennio, che ha diviso anche la piazza, chi ne ha apprezzato le grandissime cose tra i pali e chi ne ha sempre contestato una efficacia a singhiozzo sulle uscite, ad esempio. Gli auguriamo l'in bocca al lupo evidentemente per la sua nuova avventura alla SPAL, e insomma speriamo a fine stagione di festeggiare entrambi, questo mi pare chiaro. Grazie Manfredo per i numeri, ci siamo dilungati un po', però insomma è il primo big che saluta nel corso di questa sessione, perché con tutto il bene crociato evidentemente non ha diviso, ha molto unito la piazza nella critica nei suoi confronti. Il sostituto è Jacopo Furlan, niente di sorprendente, classe 93, 2 esperienza Catania, questa insomma inizialmente
iniziata dopo il primo periodo a Perugia con Baldini, ha disputato la parte finale del campionato col Catania e i playoff, 4 partite di playoff, poi il Catania è uscito. Fa parte di quel gruppo di giocatori che sono stati messi fuori dai piani tecnici, ma che sono andati comunque a giocare con la Carrarese in Coppa Italia per la questione fideiussioni, che non è per nulla risolta allo stato attuale, e quindi porte girevoli, saluta Melgrati, arriva Furlan che evidentemente si candida per il debutto con il Milan futuro del fine settimana. Baldini lo conosce, lui conosce Baldini, sicuramente questo sarà un fattore non da poco, perché non è così consueto che poi un portiere ritrovi un allenatore avuto così recentemente, no? Se Baldini l'ha preso, comunque gli sarà sicuramente stato chiesto un parere, evidentemente si sono trovati anche bene, per quanto poi a Perugia non abbia avuto grandissime chance per dimostrare. Parliamo di un portiere sicuramente di esperienza, che ha giocato tanti campionati da titolare, poi con l'Empoli ha iniziato un po' questo periodo da comprimario, da dodicesimo, torna sulla carta proprio per giocare titolare con lui, almeno allo stato attuale, Domingo Dalmasso e Fal, testimonial per le maglie e terzo portiere che per almeno il momento è destinato a rimanere con questo ruolo. Appunto, il calciomercato, ci aspettavamo delle ufficialità e così è stato, doppia ufficialità nella giornata di ieri, e le nuove maglie ufficiali. Vi avevo detto che il celeste sarebbe stato più celeste, effettivamente è così, l'avete potuto intuire dalle foto ufficiali che sono un po' filtrate, questo inevitabilmente poi un poco altera il colore. Poi vi abbiamo offerto le nostre foto ufficiali perché ci siamo recati al magazzino di Legia a Blecco, insomma è anche tra i sostenitori del progetto lungo, ma sempre il progetto perché è in evoluzione continua, di Lecco Channel LCN Sport, quindi un magazzino di via Sondrio. Abbiamo intervistato Mattia Maddaluno, che insomma ci accompagna in questo percorso da anni, è già capitato nel corso di questo lungo periodo di intervistarlo, e dal 2012 che Legia fornisce l'Ecco sponsor tecnico, nel senso che ogni anno comunque mette dei soldi sul tavolo al di là della fornitura del materiale tecnico, e questo insomma è un dettaglio che tante volte non passa. Queste maglie, insomma, la prima, quella blu celeste, ci torna le bande larghe, non si vedevano da un po' di tempo, 7 bande verticali, il celeste che è celeste, e insomma il motivo l'ha spiegato proprio Mattia, abbiamo fatto un podcast specifico di Diario 1912, era la proprietà di Nuno, ma questa cosa si sapeva, non sempre è passata, a scegliere quell'azzurro lì, chiamavano azzurro, che però è una tonalità diversa di celeste, un turchese, no? E quindi si torna a una colorazione più classica, che personalmente mi piace molto, ma comunque una maglia pulita, senza particolari fantasie, pulita, liscia, sobria. A me piace anche la seconda, sinceramente, poi questa banda orizzontale non trasversale, ieri ho sbagliato, ovviamente poi sono maglie, sono oggetti di culto per antonomasia, e poi tanto sarà il campo a renderle molto belle o molto dimenticabili, perché poi ho visto maglie molto brutte coincidere con ottimi risultati e passare per straordinarie, maglie molto belle invece passare stagioni difficili, tipo la stagione del ritorno in Serie C, per me con la righina stretta così è una maglia molto bella, si passa una stagione per un periodo anche infernale, non se le ricorda nessuno, a me quelle maglie personalmente erano piaciute parecchio. Quell'arancione in tanti non l'hanno capito, quindi l'ho preciso, e quella è del portiere, è una delle 3 colorazioni disponibili per i portieri, giusto per rimanere anche in argomento. Non dico troppo, appunto perché ieri abbiamo dedicato un podcast specifico con intervista esclusiva a Mattia Maddaluno, c'è l'articolo, insomma tutte le informazioni le trovate lì. Sì, evidentemente questi kit saranno disponibili presso lo store di Viale Turati, quindi poi lo troverete lì. Terminiamo, questo è un messaggio anche personale perché lo conoscevo personalmente, capitava spesso di spesso no, però è capitato negli anni di parlare allo stadio, abbiamo fatto tante trasferte insieme quando ero un ragazzino, un semplice tifoso, prima
prima di iniziare a fare questo lavoro, quindi questo appuntamento specifico voglio chiuderlo con un saluto, non è che lo dedico, con un saluto sì a Franz, Francesco Sala, il tifoso che ci ha salutato all'improvviso, per quanto in realtà insomma si portasse dietro una brutta malattia, cosa che sapevano in pochissimi, mi sto rendendo conto da qualche tempo, lascia una moglie, lascia un bambino, quindi un grande abbraccio a loro, per quanto non li conosca personalmente voglio trasmettere questa cosa a tutta la famiglia ovviamente per esteso, un grande saluto comunque a lui, 41 anni, non si dovrebbe mai lasciare, quanto più si ama, no? Una famiglia, cosa meravigliosa, avere una famiglia che si ama, che si vede crescere giorno dopo giorno, avere le proprie passioni. Quest'anno mi è capitato di incrociarlo allo stadio, di scambiarci due chiacchiere, sempre con questo modo di fare un po' introverso ma sempre positivo, visto che di recente era stato uno splendido raduno di Operazione Nostalgia a Novara, quindi mi ha colto veramente di sorpresa questa notizia che è arrivata nella tarda serata di martedì, però ho preferito non dire niente ieri, appunto perché insomma veramente era molto fresca, sembrava, mi sarebbe sembrato di volerci tra virgolette speculare sopra, per quanto avrei detto le stesse cose che sto dicendo. Sul nostro sito abbiamo trasmesso volentieri nell'atto, nel senso che l'ho fatto volentieri, purtroppo non per l'occasione, un messaggio del gruppo Psycho, un gruppo del quale facevo parte anch'io appunto quando andavamo in trasferta in Pullman insieme, e mi unisco a quello fondamentalmente, quindi è comunque personalmente parlando un pezzo di adolescenza che va via, quindi questo fa che va via, che inevitabilmente ci legava, no? Veramente ero ragazzino a quei tempi, ero appena maggiorenne, prima trasferta in Pullman, è stato un periodo breve, intenso, divertente. Questo era, lui era il classico tipo di persona sulla quale potevi fare affidamento. È capitato di giocare contro quando ero all'Aurora San Francesco, lui era all'LB, ricordo un campionato a 7 di promozione con un'andata e ritorno veramente infuocate, una brutta sconfitta sul campo di Bosisio sotto il diluvio, e poi noi al ritorno era uno scontro di alta classifica, no? Per quanto poi il campionato non sia di grande livello, evidentemente è un campionato amatoriale, però una partita al ritorno molto sentita in via Alturati, insomma sapete, credo, magari non tutti questo no, magari in tanti sì, quanto in via Alturati per il calcio ci sia sempre un clima molto caldo, poi in questa fossa che è il campo a 7 ancora vecchio, presintetico, con gli alberi a lato, i sassi e la ghiaia in mezzo come fondo, il campo in discesa, insomma fummo in grado di ottenere una vittoria molto molto importante in quel cammino, che insomma portò la nostra squadra a vincere il campionato di promozione CSI a 7 e a salire in eccellenza, quindi niente, ciao Franz, buona giornata a tutti, forza, ecco sempre.